hanno compiuto un atto di lesa maestà, hanno abbracciato me e non lui, perciò sono traditori, siamo traditori, perché per lui il motto è uno solo. Chi non è con me è contro di me, non si risolve. Questa è sempre la storia dell'uomo, che si rinnova di volta in volta. La differenza esiste fondamentalmente tra me e lui, che io sono una persona prestata solo ed esclusivamente alla politica, una persona trasparente, senza manie di grandezza. Invece lui non è altro che un professionista, un mestierante della politica. Per lui la politica è la cosa più importante, che viene al di sopra di tutto, perché a lui bisogna dire sempre signor sì. Vuole esercitare il potere sempre in modo proprio prepotente, arrogante, perché c'è la Spagna, con la sua Spagna di protagonismo. Quello che voglio dirvi, cari concittadini, è di non darvi appintolare, di non darvi illudere da questi politici, che per un modo sono capaci di promettere tante cose, ma non mantengono con noi. Non cadete in questa trappola. Le elezioni del 6 e 7 maggio quindi rappresentano una svolta molto importante per il nostro comune. Mai, ripeto, mai come questa volta abbiamo la possibilità, tutti, nessuno escluso, tutti, con il voto di dire basta a questa politica di fatta di bugie e di false promesse. Aprite bene gli occhi, solo voi, cari concittadini, con il vostro voto, avete un'occasione grande e irripetibile, quella di mandarli a casa definitivamente, di liberarci definitivamente di questa zavorra, perché loro sono zavorra, non noi. Alla lista che abbiamo costruito, uniti per il futuro di Santi Cosma e Damiano, è formata da gente onesta, gente pulita, trasparente, con lo scopo di amministrare tutti insieme, con una squadra unita e compatta, senza grilli per la testa, senza protagonisti, al servizio solo della comunità. Di questo me ne faccio garante io, come mi faccio garante soprattutto dell'autonomia del nostro. Questo ormai è fuori discussione. Il nostro programma elettorale è un programma lineare. E quindi, per esempio, potete, non mi dilungo molto sul programma, perché se no sforiamo. È un programma lineare, reale, riguarda tutti i campi della vita quotidiana, dalla sociale all'ambiente, ai lavori pubblici, all'urbanistica, allo sport, alle manifestazioni culturali. Siamo stati anche accusati che con noi sono culturali, sono sparite da questo territorio. Ne ha fatte lui tante di manifestazioni culturali. Abbiamo dato uno sguardo anche ai giovani, non promettendo posti di lavoro, perché la realtà è sotto gli occhi di tutti. Il lavoro purtroppo non c'è, ma attuando delle iniziative per cui i giovani possono integrarsi, effettuare delle situazioni che possono portarli a cercare di inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi il mio apporto sarà improntato a trasmettere a tutti i cittadini di Santi Cosma e Damiano sempre questi valori che per me sono stati fondamentali, quelli della serietà, della disponibilità, e che hanno sempre questi valori contraddistinto non solo la mia attività professionale, ma anche questa, quella politica. Infatti, questi anni, e me ne potete dare atto, io sono sempre stato vicino alle persone, a tutti quei cittadini che mi hanno votato e a quelli